Già da qualche giorno si è messa all'opera Enza Rosano, neo assessore alla famiglia del comune di Giarre. Infatti questa maxi delega che il sindaco Angelo Danna ha coniato per lei comprende tutte le attività connesse ai servizi sociali, la pubblica istruzione, le pari opportunità e le politiche giovanili. Grande sfida sua personale e del sindaco Angelo Danna è quella di convertire in città l'assistenzialismo in sussidiarietà, avviare soprattutto una modalità diversa di concepire le politiche sociali. Assolutamente sì, dove ciascun cittadino di Giarre si dovrà sentire partecipe di una comunità e ciascuno dovrà trovare nei momenti di bisogno l'aiuto di cui necessita, anche attraverso uno scambio, non solo un fatto che io vado a chiedere un sussidio, ma vado a trovare una risposta ai miei bisogni e dove io posso dare comunque qualcosa, perché ogni cittadino giarrese può dare qualcosa alla comunità e noi proveremo a dargli questa responsabilità e questa padronanza di sé nel sentirsi a casa, nella casa comunale, a casa propria e non a casa di qualcun altro, a casa del sindaco eccetera, perché noi tutti saremo a servizio proprio di tutti i cittadini. Il primo impegno concreto sarà la pianificazione delle risorse del distretto socio-sanitario. Già occhio e croce, come possiamo definire il quadro? Allora, il quadro io un po' lo conosco perché appunto lavoro in collaborazione con dei colleghi che proprio fanno parte del gruppo che opera all'interno della 328, che è la legge a livello nazionale che deve rispondere ai bisogni di tutta la cittadinanza e soprattutto chiaramente delle fasce più deboli. Proprio lunedì già insieme al sindaco parteciperemo a un tavolo dei sindaci del distretto, dopodiché io sempre lunedì incontrerò il comandante Cannavò, incontrerò la signora Anna Vasta, incontrerò i colleghi e quanti altri lavorano in questo ambito, perché partiamo da quello che già esiste e che è operativo da tempo e opera abbastanza bene, proprio ritenendo la situazione del comune veramente molto problematica. Questo personale ha sempre lavorato ottimizzando quello che avevano a disposizione, quindi noi cercheremo di dare valore a quello che già loro fanno, di valorizzarlo al massimo, dare la possibilità di ancora migliorare quello che riescono a fare, che sono riusciti con poco a fare tanto, ecco che noi speriamo di poter dare qualche strumento in più con la nostra presenza, con il nostro programma, con la nostra squadra, perché ripeto, io non sarò la singola Enza Rosano, ma saremo la squadra di Città Viva che mi supporterà in questo compito molto arduo. Lo metteremo a disposizione del gruppo già tecnico che c'è all'interno del comune per fare in modo che Giarre veramente possa dare delle risposte sempre più congrue, sempre più soddisfacenti a chiunque, soprattutto alle persone che chiaramente si trovano in difficoltà per motivi di salute, per motivi economici, per motivi più disparati.